Questo ne vado molto molto fiera perché nei miei vecchi progetti c'era poca roba, poca farina del mio sacco. E ci sarà anche la canzone di Sanremo senza farla apposta, la canzone Mondovisione, colonna sonora dell'ultimo film di Paola Cortellesi e un riarrangiamento di una mia vecchia canzone del mio ultimo album. E siamo contentissimi dei nostri progetti che arriveranno dopo Sanremo. Se volete cominciare con le Sì, domande, a questo cominciamo punto. con Luca Monti. Sì. Che è in seconda fila a sinistra. Salve. Ah, eccoti, ciao. Ciao, sono Luca Monti dell'Università Cattolica di Cattolica News. Avevo una curiosità, intanto volevo farvi dei complimenti perché siete stati bravissimi. Grazie. Grazie. Era visibilissima la vostra emozione, ma questo era ancora più bello, in particolare di Grazie. Federica. E ho una curiosità quando vedo persone così giovani come voi, io avrei una curiosità di sapere che musica ascoltate. Quali sono i vostri gusti musicali quando proprio mettete qualcosa nell'auricolare? Grazie. Grazie Grazie a mille a te te. per la domanda. Io ho un unico idolo che porto quassù, che è Alicia Keys, e l'ascolto in ogni momento della mia giornata, quando sto bene, quando sto male, quando sono attiva, quando sono in down. E lei è un po' il mio mentore nella vita in generale, però Guarda, ascolto un po' di tutto. è una risposta banale dire ascolto di tutto, però io spazio molto dal rap alle cose come possono essere magari Pink Floyd, Dire Straits, che è la musica che mi ha fatto conoscere mio padre, i Police, insomma, ascolto veramente di tutto, le canzoni più vecchie da bravo nostalgico mi piacciono veramente, veramente tanto, quindi un po' il fascino del ma che ne sanno i ragazzi di oggi, nonostante non sia così tanto grande, ecco, però mi piacciono molto. Grazie per la domanda. Allora, ci spostiamo invece a destra, in fondo. Ciao, sono qui. Ciao, Ciao, qua in c'è un altro fondo. fuso orario dove sei tu. Sì, è vero, hai perfettamente ragione. Allora, una domanda proprio per te, Shade. Sì. Sono Veridiana Meleleo di Silver Music Radio e volevo chiederti questo. Siamo abituati a sentire le tue canzoni, appunto dove ti esibisci, nella maggior parte delle volte con strofe rappando velocemente. Perché il testo di Sanremo no? Perché allora c'era una parte in realtà inizialmente nella prima versione È colpa mia sullo se non c'è. special, è colpa di Federica, che no, non è colpa sua. In realtà, visto che il contesto di Sanremo tante volte fa già fatica a capire una strofa rap, nonostante tutti mi dicano che scandisco abbastanza bene gli extra beat, queste parti super veloci, forse non era il caso di eccedere un po' troppo in virtuosismi, era più importante che si capisse il messaggio piuttosto che il tecnicismo fine a se stesso, ecco. Però è una bella domanda. Grazie. Grazie Un saluto dal nostro regista Ciso che impazzisce per te, per la tua musica. a te. Grazie, grazie E per tutti e due, mille. Un complimenti. salutone al regista, Grazie. grazie. Allora, Finite le no, domande. no, 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 ci dobbiamo però rispostare a Ci spostiamo di sinistra. qua. Ciao Vito, ciao Federica. Alzatevi Ciao, però, scusate, eccomi, sono un ciao, po'. Ciao. No, no, tranquillo, stai, stai. Ci provo. No, Ciao non ti Vito. Ma no, non è. preoccupare, ti vediamo. Ci sono io qui per Per te, Tranquillo. Shade. La prima domanda la faccio a te. Quanto ti dà fastidio e quanto ti fa sentire estraneo il fatto che tutti qui sbaglino il tuo nome? Anche oggi in conferenza alle 12 hanno detto No. Shad e non Shade. A me dà Vabbè, tantissimo dai, è già fastidio. meglio di Shade, no? Questo sicuramente sì. E Piano poi piano Federica. impareranno, ma non mi dà tanto fastidio in realtà. Io tra l'altro faccio il conduttore su Rai Gulp e ho sempre paura di sbagliare i nomi. Talmente tante volte sbagliano il mio che ho l'ansia di sbagliare quello degli altri, perché comunque non è una cosa bellissima, no? Per chi se lo sente sbagliare, solo che almeno hanno sbagliato talmente tante volte che ora mi sto convincendo che sia davvero la versione sbagliata quella giusta, capisci? Sì, che poi è una Quindi cosa che ci accomuna. va bene così. Almeno lui sbagliano la pronuncia, a me sbagliano proprio il nome intero. Come Francesca Elisa, Carta, Annalisa, Francesca. Elisa. Qualcuno ha scritto che io avrei duettato con Annalisa, quindi figurati. E invece a Federica volevo chiedere in realtà una domanda per entrambi. Questo progetto che vi porta entrambi a lavorare a delle canzoni comunque di successo assomiglia o comunque è sulla scia di altri progetti nella storia musicale. Avete mai pensato di ripetere quello che hanno già fatto Fedez e J-Ax e quindi creare un duo dal grande successo? Secondo me, secondo noi, la nostra forza, non lo so, ci completiamo ma non siamo una cosa unica, ecco. La diversità, siamo molto diversi, quindi fare un progetto insieme forse sarebbe un po' troppo per ora. Esatto, mentre magari Fedez e Ax, essendo due rapper o comunque Esatto. provenienti da quel genere, quell'ambiente lì,
erano magari più complementari, con noi si farebbe un po' fatica. Abbiamo fatto già un po' fatica con sto brano perché appunto abbiamo dovuto togliere, come dicevamo prima, la parte veloce. Ci siamo smussati per far sì che fosse 50-50, quindi Shade e Federica, Federica e Shade, non featuring, e 50-50. Grazie. Grazie. In fondo a destra. Ciao. Buonasera, ciao. Salve. Shade, ciao, ciao Federica Carta, stavo perdendo il nome. E allora, sono Radio Panorama, sono Salvo Belcore, rappresento Radio Panorama da Termini Imerese Cefalù, e la mia domanda è: il vostro progetto nasce dalle vostre canzoni, che sono radiofoniche, orecchiabilissime, quindi passeranno molto in radio. Speriamo. Ma sicuramente sì. Nascono da un progetto, da una relazione che è anche intima, oppure... nasce da un progetto solo musicale? Io e Shade siamo molto amici, già dalla nostra precedente collaborazione Irraggiungibile abbiamo stretto un rapporto molto, non lo so, ci vogliamo veramente molto bene e ci rispettiamo a vicenda, però siamo amici nella vita e sul palco. Quello che dicevi era importante, perché se non ci fosse stato un rapporto d'amicizia, un legame, esatto, così vero, io non le avrei mandato la canzone che portiamo a Sanremo su WhatsApp per fargliela sentire, lei non mi avrebbe detto mi piace, facciamola insieme, non ci sarebbe stato questo se non ci fosse stato un rapporto vero. Ecco. Stasera come vi esibite, con quali abiti? Sai che io non ho ancora scelto, fosse per me salirei col pigiama di Harry Potter, quindi cioè, per fortuna ho una stylist. E le mutande di CR7. Ho una stylist molto brava che mi aiuta e fa da filtro. Saremo sicuramente molto... Grazie, grazie mille Radio Panorama. Grazie. Eccoci, un'altra domanda. Sono qua. Ciao, ciao ragazze. Ciao, sono ciao. Manuela Marasch di Sanremo News. Una domanda per Shade subito. Io arrivo da Torino, come te. Ah, grande. E quindi ti vorrei chiedere che cosa ti porti ancora dietro del background torinese, come secondo te si è evoluta la situazione a livello musicale in quella città che ha un passato notevole per quanto riguarda la musica metropolitana di un certo tipo. C'è una frase molto bella di Culicchia che dice... Torino sarebbe la stessa anche senza l'Italia, ma forse l'Italia non sarebbe la stessa senza Torino. E penso che in parte sia vero. Il background torinese, diciamo che mi ha insegnato a guadagnarmi tutto, ogni singola briciola, perché a Torino non ci sono grandi etichette discografiche, non ci sono le radio, non ci sono gli sponsor, cioè non c'è niente a Torino. C'è la Mole, che è bellissima, però per un cantante serve a poco. E quindi impari a lavorare su te stesso, a crescere più possibile dal punto di vista artistico. Io nella fattispecie l'ho fatto col freestyle, e a Torino si respira rap un po' ovunque giri, e tra l'altro proprio fuori da un locale di Torino ho fatto un video con altri due rapper che sono Ensi e Fred De Palma, che è il video di freestyle italiano più visto della storia, e sono legatissimo alla mia città, nonostante io sia di origine del sud, ma a Torino ormai siamo tutti del sud. Grazie a te, davvero. Eccoci. Amico. Sì. Ciao Giacomo Caporusso, Radio Gamma, Puglia. Dunque, parlavate di radio. Vi voglio dire che quest'oggi in radio sono arrivate tantissime richieste proprio sulla vostra canzone Target Adolescenti. Insieme a Loredana Bertè e Bundabash sono state le canzoni più richieste. Complimenti per la canzone. Hai parlato appunto di freestyle. Sì. Se vuoi lo puoi fare, io te lo chiedo. Ti abbiamo visto ieri al Dopo Festival, sei stato fantastico. Ti do quattro parole. Carta, Sanremo, Shade... e radio. Carta, Sanremo, Shade, radio, lo posso fare? Sì. Mi eliminano dal festival? No? No. Ma sai che non ti fanno mai cantare? Sì, tu invece sì. Ma Carta, Sanremo, ti ripeti le parole? Carta. Allora, Carta, Sanremo, Shade e radio, se poi ci metti gamba. Sai che a fare freestyle io sono un campione, ti dico che si dice Shade, questo è il mio nome, perché quando faccio freestyle sai che non è una rinuncia, ma quando si parla di me la gente sbaglia la pronuncia, vengo con sta rima col freestyle che si schianta, mi porto la carta perché Carta canta, se sfidi Shade chiama la mamma, mi hanno detto tutti quanti che in radio sono un ragazzo in gamma. Bravo. Grazie. Ok. Allora. Grazie. Eccoci qua. È forte. Eccoci. Sono Francesca di Scuola Zoo. Ciao. Volevo chiedervi che tipo di studenti eravate a scuola, e siccome domani è la giornata contro il bullismo, il cyberbullismo, vorrei sapere cosa ne pensate dei bulli.
La prima domanda è: che tipi eravamo a scuola? Ma quella che sono adesso, non parlo tanto, non parlavo tanto e cercavo di mettere un po' tutti d'accordo. Non studiavo molto perché io l'ho finita da poco la scuola, ho 20 anni, sono un po' piccolina. Lui da un po' più non di come tempo. Me che sono vecchio. Però per quanto riguarda il bullismo e i bulli, già dalla scuola io cercavo sempre di difendere le persone meno forti, ecco. E è facile giudicare o prendere in giro una persona quando ti senti superiore o non hai particolari difetti, problemi nella tua vita. E l'ho sempre trovato sbagliato, ho sempre trovato sbagliate le ingiustizie. E lui lo sa bene perché mi incavolo sempre quando c'è qualche ingiustizia di qualsiasi tipo. E siamo molto simili in su questo lato. Sì, io ero super secchione. Da super secchione ovviamente ero vessatissimo da tutti i compagni, particolarmente preso in giro, bullizzato in ogni modo. Però alla fine della fiera, tra l'altro abbiamo anche sposato una campagna con Vanity Fair che si chiama Share Not Shame per domani, che è proprio la giornata del bullismo. In genere venivo bullizzato perché andavo bene a scuola, perché la mia famiglia era povera e quindi magari mi vestivo con abiti del mercato piuttosto che... purtroppo è un fenomeno che c'è ancora e per fortuna non c'era internet quando ero piccolo io, perché adesso è un inferno, bisogna combatterla, sta bestia schifosa che è il bullismo. Grazie a te. Spostiamoci a destra, Golf Rosso. Buongiorno. Ciao. Salve. Ciao Shade, ciao Federica, sei disciuto di Social App Magazine. Piacere. Volevo parlare dei nuovi lavori che usciranno dopo il festival. Siete autori in questi lavori, da cosa traete ispirazione per scrivere e qual è il vostro approccio alla scrittura? Come vi approcciate? Grazie. Grazie a te. Grazie. Io mi ispiro per quello che mi succede tutti i giorni. Qualsiasi cosa mi ispiri durante la giornata la scrivo su un foglio. E odio scrivere sul telefonino, quindi prendo sempre un foglio di carta, una penna, un pianoforte, visto che suono, e scrivo quello che mi passa per la testa e mi sfoga molto. Io in genere anch'io guardo sempre quello che succede, certe volte veramente mi prendono in giro, dicono che vado a Narnia con la testa, sì. Perché veramente mi isolo dal mondo e inizio a scrivere e mi dà fastidio anche se mi chiedono se voglio un bicchiere d'acqua. E nel disco, diciamo, in questo repack le tracce sono molto diverse fra loro. Quelle più rap chiaramente sono un po' autocelebrative, un po' sborone se vogliamo usare questa parola, però in realtà c'è anche qualcosa di più emotivo, di più personale, come dicevo appunto prima. C'era, signorina. Scusate, allora in fondo si agitano a sinistra. Eccoli. Ciao. 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 Andrea Picariello, RC75, Radio Castelluccio Battipaglia. La mia domanda è per Federica. Sì. Quali differenze e quante differenze ci saranno tra Popcorn, il tuo prossimo album, rispetto a Molto più di un film, il tuo recente lavoro discografico? Grazie per la domanda. Sicuramente ci sono molti più brani scritti da me. E sono stata molto più dietro al lavoro anche dell'arrangiamento. A livello di sound c'è stata una ricerca ulteriore. Mi sento, sto crescendo facendo questo lavoro, sto crescendo molto velocemente e sento proprio la necessità di metterlo nelle mie canzoni, nei miei dischi, nei miei album. E quindi non vedo l'ora di far sentire alle persone questa mia crescita, spero che si possa sentire, ecco. Grazie. Allora, qui a destra. Salve, Antonella Giotti da Radio Palermo Centrale, Radio Reporter 98 Palermo. Una domanda per entrambi e poi in particolare per Shade. Sì. Allora, tu hai spesso uno stile ironico, ma sappiamo che con l'ironia poi si va diretti a dire quello che si pensa. E allora, stai bene ma non benissimo. Ora, l'hai fatto o non l'hai fatto apposta con Federica? Com'è nato quindi questo connubio? L'avete fatto apposta o no? Ma in realtà davvero non l'ho fatto apposta. È nata senza farlo apposta, rispecchia perfettamente in modo coerente il titolo, perché è nato proprio da una nota vocale. Adesso non voglio fare sempre le citazioni dei miei pezzi, però è nata davvero da una nota vocale su WhatsApp in cui le cantavo il pezzo e per fortuna a lei è piaciuto. E poi lei è sempre carinissima, magari delle volte le fanno schifo le cose, si vergogna a dirmelo. Non è vero, anzi il nostro rapporto d'amicizia è bello anche per questo, perché ci diciamo sempre la verità, sono una cosa
ci fa schifo, ce lo diciamo subito. Esatto, e quindi il pezzo poi è stato cambiato, come dicevo prima, lo cantavo io il ritornello prima, era una merda. Sì, era orribile, però era diverse tonalità sotto, quindi bene o male riuscivo a cantarlo. L'abbiamo alzato un po' in modo che lei potesse far esplodere la sua voce, che tra l'altro sta ricevendo complimenti da tutti i cantanti veramente in gara. Grazie mille. Sì, è nato appunto proprio senza farlo apposta. Mi è piaciuto il pezzo, poi ci abbiamo lavorato tanto durante questi mesi passati e siamo contenti che tra l'altro abbiano scelto. Il mood con cui lavoravamo era: ma cosa lo lavoriamo a fare, che tanto non ci prenderanno mai. E invece giovanissimi eppure siete arrivati fino a qui, e quindi grazie mille. Allora, adesso ultime domande, eccoci qua, a destra. Buonasera, ciao. Buonasera. Civico 20 News, Lele Boccardo, Torino. Buonasera. Grazie per quel freestyle di prima, mi hai riportato quando ti vedevo nei contest in giro per la città. Senti, una domanda in particolare a te, Vito. Sì. Tu sei partito come tanti dal freestyle per proseguire con un rap molto veloce, molto sillabato, se mi permetti il termine, per proseguire, e lo hai detto tu stesso, con un'educazione quasi della voce, quindi a una musica più pop. Ok, al di là delle etichette che non sono mai belle, mai utili forse, per il tuo futuro come ti vedi? Più rapper freestyle o più cantante pop, seguendo la strada di altri tuoi colleghi, tipo Nesli, facciamo un esempio, che è passato dal rap stretto a cantante pop? Guarda, è una bellissima domanda, ti ringrazio. Io penso di essere abbastanza mutevole su questo genere, nel senso che anche la tracklist del mio disco è molto ampia. Trovi la traccia come questa, per esempio, di Sanremo, e poi trovi quella dove bastono come un maledetto e bisogna censurare più della metà delle parole. Quindi sono molto variegato in questa cosa, ma come anche nella mia vita cerco di allargare più possibile le mie competenze. Ho studiato doppiaggio a Torino, lavoro come doppiatore a Torino e a Milano, e vorrei spostarmi anche a Roma a fare qualche provino anche lì. E faccio il conduttore, insomma, cerco di fare più cose possibile perché mi piace, e poi mi tornano tutte utili nei vari campi, perché per esempio facendo doppiaggio si studia la dizione, e la dizione nelle canzoni è importantissima per la radio, per la TV, per tutto, ecco. Quindi è un melting pot di cose che servono sempre, quindi cercherò di fare sempre il mio meglio in tutti gli ambiti e poi vedremo come andrà. Grazie mille. Allora, ci spostiamo qualche fila più avanti. Ciao. Di Radio Studio 95, ciao. Reggio Calabria. E volevo domandarvi, prima cosa, come è nata la collaborazione per Venerdì con Cristina D'Avena e perché lei? Cosa dobbiamo aspettarci? E poi l'altra domanda che mi piacerebbe, ho letto che vi fate forza, in che modo sul palco dell'Ariston, e chi dà forza all'altro? Ecco, allora la collaborazione, grazie mille. La collaborazione con Cristina è nata in realtà inizialmente grazie a lei, perché siamo stati entrambi chiamati, invitati esatto, a partecipare al suo ultimo disco, Duets Forever, e per noi è stato veramente un vero onore, dato che Cristina comunque ha accompagnato tutti noi nel corso della nostra vita, dai più piccoli ai più grandi, e quindi è stato veramente un onore. E appena ci hanno comunicato che avremmo partecipato al festival e la serata del duetto, abbiamo pensato immediatamente a lei, in realtà. Perché molti portano un cantante, molti portano un attore, c'è chi porta i ballerini, noi portiamo un'icona e abbiamo questo privilegio. E grazie, no, beh, Cristina è meravigliosa, Cristina, penso che si sposi bene la nostra collaborazione, proprio perché lei è una persona ipersensibile, emotiva, come anche noi. E poi lei è veramente un talento pazzesco. Tutti magari sono abituati a sentirla cantare le sigle dei cartoni. Ha cantato questa canzone durante le prove che abbiamo fatto e noi avevamo i brividi. E viene meglio di me, raga. Veramente, veramente forte. Quindi siamo super onorati e orgogliosi di avere Cristina. Esatto. E per quanto riguarda il supporto, in realtà ci supportiamo a vicenda. Ieri, prima di salire sul palco, eravamo entrambi molto agitati, visibilmente sembrava stessimo andando a fare gli Hunger Games, in realtà era solo Sanremo, però eravamo però, tesissimi. No, ci siamo fatti forza l'un l'altro. Grazie mille. Grazie a Federica Carta e a Shade.
Grazie mille a tutti. Sì, sì, voi. Giustissimo, giusto. Adesso hanno tutti paura di sbagliare. E allora, grazie, bocca al lupo. Pezzi. Grazie, grazie di cuore a tutti. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Molto bene, in realtà ci stiamo divertendo e penso che questo sia utile alla nostra sopravvivenza. No, siamo contenti. Grazie. Amore, c'è una sorpresa per te. Un regalo? Quasi. Hard Discount ha ampliato l'assortimento per darci ancora più scelta. L'ideale per te. E i prezzi? Massima convenienza e altissima qualità. Un bel regalo, vero? Per te, ogni giorno, Hard Discount. Ti aspettiamo da Hard Discount. Tante offerte per te.